Nessuno merita di morire. E se un pazzo assassino uccide la gente con il pretesto di fare giustizia, vuol dire che davvero non c'è limite alla sua follia. Joy! Ronan, aiuto! No, non muoverti. No, Rex, non puoi essere stato tu. Lei non c'entra niente, Abigail. Oh, invece sì. Sono 300 anni che uccidiamo le streghe che infestano la nostra bella città. Là sotto, andiamo! Esseri maligni in combutta con il demonio, che sfruttano poteri che non dovrebbero possedere. Come te! Non osare paragonarla a me! Piano, piano. Mani in alto! Aiuto! Non fare niente di stupido. Mani in alto! Stai fermo! Mani in alto! Forza, muoviti! Abigail, fermati! Pezzo di merda! Cosa stai facendo? Ora nulla! Sei stato tu. Non volevo che scoprissi la verità. Ronan, fai qualcosa! Tieni duro, ragazzina. Sto arrivando. È giunta la tua ora, Abigail Williams! No... Tu, rovina di Salem, pagherai per i tuoi peccati! Non può essere vero! Vuoi usare i ricordi contro di me? Posso farlo anch'io! Ho scoperto la verità sulla tua morte, ma non ancora sulla mia. Hai posseduto Rex per uccidermi. Rex era il più influente. Il più rispettato, il più temuto poliziotto della città. Certo che ho usato lui. Ma Rex non può essere il killer. L'assassino di Rose aveva gli occhi azzurri. Non ho usato lo stesso killer per ogni omicidio. Baxter. Perché hai ucciso Baxter? Dopo un po' li ammazzo sempre. Soprattutto quelli che si avvicinano troppo alla verità. Ma
Ma io non stavo per scoprire la verità. Non ero uno dei tuoi assassini. Perché mi hai ucciso? Come avrei potuto? Sei stata tu. Tutti abbiamo un lato oscuro, a volte è più evidente, altre no. Con un po' di fortuna, nessuno se ne accorge. Per la legge Rex è un assassino. Ma anche la legge può sbagliare. Solo Joy conosce la verità e non lo denuncerà mai. Anzi, potrebbe persino aiutarlo. Una cosa è certa. È diventata migliore di come ero io alla sua età. Quella ragazzina merita comprensione. Ha pagato il suo debito. E si è commesso qualche piccola infrazione mentre cercava sua madre. Non c'è poliziotto che non chiuderebbe un occhio. Il killer della campana è scomparso insieme ad Abigail. Il caso non è mai stato chiuso ufficialmente. Ma i ricordi sbiadiscono, il tempo passa. Forse Salem riuscirà a chiudere con il passato e a vivere in pace. La morte ripaga tutti i debiti, diceva mio padre. Ci ho sempre creduto anch'io. Ma a dire il vero, la vita non ci lascia andare finché non sei onesto con lei. Metti le cose a posto e paga i tuoi debiti. Solo così sarai libero. Ronan.